Allora Luca, siete ritrovati insieme e comincia una nuova lotta, ricominciano le lotte, riapparite sul... riapparite, quando c'è la guerra si ricomincia. Sì, quando c'è la guerra, come si dice, c'è bisogno del Ministero dell'Informazione. Sì. A noi ci piace fare il Ministero dell'Informazione dei Movimenti, è la nostra professione. Poi diciamo che negli ultimi anni siamo diventati un po' un Ministero dell'Informazione anche al di là dei movimenti, nel senso che hanno incominciato a riconoscersi noi, piuttosto che nei partiti, un sacco di categorie sociali, dall'immigrato a quello che a Napoli si definisce genericamente guadagnone metà via, cioè quelli che comunque non hanno un posto fisso, una collocazione, ma ora se la inventano ogni giorno. Tutta questa gente riconosce in alcuni nostri testi dei momenti di verità e dei momenti della loro vita, per cui ci hanno eletti al loro portavoce, un po' nostro malgrado. E del movimento del popolo viola? Il popolo viola cosa ne pensi? Il popolo viola è il colore che assume il livido dopo un po' che si è preso. Secondo me sarebbe, cioè ce l'abbiamo il nostro colore, tanto bello rosso, no? Perché dobbiamo fare viola, verde, giallo? Io sono un nostalgico, mi piace il rosso. Si rimane sempre sul rosso perché la lotta è rossa e non si cambia. Però viola purtroppo... sembra un po' il rosso dopo che è passato un po' di tempo, che poi in effetti è un po' così. Ma il problema è il problema più che altro della trasversalità in questo momento, che tutti non ne possano più, sì, penso. Ma la trasversalità è giusta, è il sale alla fine dei movimenti e delle trasformazioni sociali. Però la trasversalità non la puoi diventare un partito. No. La trasversalità sono vari partiti e varie idee che trasversalmente si uniscono. Al suo obiettivo. Per cui questo viola non serve, serve il rosso, serve il nero, serve il blu, e quando si trova una strada comune si ottiene la trasversalità. Se la vogliamo fare artificialmente è una cosa artificiale. Ma si ricomincia con una nuova resistenza forte. Perché stai girando un po' di tutte le città, tutti i centri sociali. È sicuramente così, a prescindere dalla situazione di 99, che comunque nel loro piccolo un po' di resistenza la stanno iniziando a fare da subito, perché sono già tre le città dove un promoter si era comprato la data, la voleva fare nel palazzetto dello sport, che è una struttura pubblica che comunque cede, e la cede per qualsiasi tipo di iniziativa, tranne per i concerti dei post. I promoter hanno dovuto annullare la data che volevano fare, perché non gli è stato concesso, inventando motivi, una volta un'agibilità mancata, una volta troppi decibel, insomma, con scuse banali, quando invece non hanno detto proprio chiaramente come Montesilvano, il sindaco di Montesilvano ha cacciato il promoter a calci dal consiglio comunale dicendo di fuori comunisti da Montesilvano. Quindi voglio dire, nel nostro piccolo pure noi dobbiamo fare una resistenza del potere comunale, ma la resistenza vera la fa la gente che non ha idea di come fare, arrivare ogni mese è sempre peggio. Sì, io subito dopo lo scioglimento dei posti 8 anni fa me ne andai a fare un giro in Palestina, in Kurdistan, in Iraq, perché presagivo che prima o poi saremmo arrivati alla resistenza vera anche qua in Italia. Volevo andare a vedere loro che fanno quella proprio reale, quella con le barricate, con le bombe, i bombardamenti. Volevo vedere come fanno loro a trovare ancora una ragione e soprattutto uno spazio di agibilità per potersi muovere, per potersi organizzare, per poter credere di poter trasformare qualcosa. E mi hanno dato un sacco di energia, devo dire. Ho capito che si può fare anche quando è la vita in sé che viene messa in discussione quotidianamente. Per cui noi che siamo dei privilegiati, in qualche maniera ne abbiamo il dovere di farlo. E qua siamo in un posto un po' più tranquillo sicuramente, cioè ci sono zone del mondo dove scegliere di fare la resistenza è una scelta di vita reale, di vita o di morte. Qua siamo ancora nell'ambito, per fortuna, delle idee, tranne quando incontri una banda di nazisti. Per avere un po' di grammi di erba addosso e poi magari ti trovi morto dentro all'ospedale del carcere. Sì, stavo facendo una gara. Non c'è stata, dicevo, rispetto al movimento, diciamo, c'è una repressione grossa come era nel 77, e però c'è una risposta grossa anche fuori come cosa. Ora non c'è più questa risposta. Quindi però siamo molto vicini alla risposta, perché io dico sempre che trovo delle grosse analogie tra
questo periodo, il periodo immediatamente precedente all'esplosione dei centri sociali, perché poi noi sappiamo 87, che i centri sociali 88. Sono sempre stati pure negli anni 80, però erano pochi, erano arroccati. Finiti gli anni 80 c'è stata un'esplosione della cultura, perché? Perché la gente negli anni 80 aveva patito, ora la gente sta patendo e si sa che quando la gente patisce troppo prima o poi esplode. Tutto sta a cercare di esserci quando ci sarà questa esplosione, perché per esempio la Lega e la destra si stanno preparando alla grande a questa esplosione, fingendo di essere dalla parte del malcontento e fingendo di individuare delle soluzioni per questo malcontento. Noi non dobbiamo fingere, perché noi le soluzioni ce le abbiamo già messe in piedi 10 anni fa e hanno funzionato, tant'è che molte strutture, per quanto cambiate, per quanto in crisi, esistono ancora, ci sono ancora un sacco di centri sociali. Di ridargli vitalità e di restituirgli quella centralità. Quindi culturale che gli appartiene. Il futuro è nell'autogestione, sì, una nuova sempre, resistenza sempre, nasce la determinazione non esiste, esiste l'autodeterminazione, è così come la rappresentazione, secondo me non dovrebbe esistere, dovrebbe esistere l'auto. Insomma bisogna riscrivere il comunismo, bisogna riscrivere il manifesto, cominciare a mettersi lì e cominciare a riscrivere. Sì. Anche perché siamo tantissimi, l'importante è riuscire a individuarci come soggetti politici alleati piuttosto che come nemici, perché purtroppo se uno cade nei tranelli della Lega e molta gente ci cade, cioè a me la cosa che mi colpisce molto sono questi operai della CGIL che dichiarano di votare la Lega, questi sono segnali gravi, perché significa che un operaio della CGIL che è sfruttato prima dal padrone della fabbrica e poi dalla CGIL individua nel suo nemico non la CGIL o la fabbrica, ma chi? Il povero immigrato che magari è il suo collega, perché insieme a lui potrebbero cambiare realmente le cose. Sì, però la sinistra non c'è, l'opposizione non c'è, io ho fatto dei presidi insieme alla Seved che è qua di Firenze, sto seguendo l'Agila. E quando vai non li trovi presenti, non sono presenti. Ma perché non hanno, secondo me perché hanno cambiato target, non hanno più interesse a rappresentare questa gente, hanno interesse a prendere voti dal centro, insomma la Democrazia Cristiana, a 40 anni di Democrazia Cristiana, hanno dimostrato al di là del potere, dei soldi e dei giochi politici, hanno dimostrato che il popolo italiano fondamentalmente è democristiano, cioè non nel senso di democratico e cristiano, nel senso di bonaccione, cioè cerca di evitare gli scontri, vuole stare tranquillo al centro. Questa è la caratteristica principale del popolo italiano. Io dico sempre alla fine del concetto, parlando del fascismo, del ventennio, che la stessa classe politica, nonché la stessa classe economica, nonché gli stessi capi delle forze di polizia e dell'esercito, che c'erano prima del fascismo, sono stati durante il fascismo e anche dopo il fascismo, cioè non è cambiato niente, è una parte della rivoluzione di 20 anni nella quale non è cambiato niente. Quindi figuriamoci, insomma, secondo me il PD e tutta questa gente ha compreso questa cosa e sta cambiando target, secondo me, vuole conquistare quel tipo di Italia, ma c'è un soggetto che discute perché in continuo momento che è quello non garantito, precario, incassato, perché poi al di là delle sciocchezze che dice Berlusconi in televisione esiste la persecuzione della magistratura e il problema è che ce ne accorgiamo solo quando la magistratura perseguita Berlusconi, quando la magistratura ha perseguitato per 30 anni a noi e a quelli come noi, o gli immigrati, sembra una cosa fatta bene, invece quando perseguita Berlusconi è che cazzo. Mamma mia, che schifo. E per quanto riguarda i partiti dei lavoratori, cioè di Rifondazione, i comunisti italiani, cioè che non si trovano, cioè sono lì ancora a fare mozioni, a rilanciarsi, hanno fatto la federazione ora a Roma e però danno un anno di coso e non sono presenti quando c'è le lotte. E loro si stanno cercando di riorganizzare, io un po' minimo ho seguito perché ho avuto una parentesi di collaborazione musicale che tra l'altro dura ancora con Enrico Capuano che appartiene a quell'area politica là. E quindi insieme a lui ho fatto un paio di campeggi estivi di giovani comunisti e quegli altri hanno fatto i campeggi insieme, diciamo, sì. E si sono schiattati la testa tutta l'estate invece di farsi bagni a cercare di trovare i punti di convergenza. Questo stanno facendo, perciò forse non si vedono. Io personalmente, facendo una cosa che non avevo mai fatto nella vita, quest'anno proprio ho sostenuto la campagna elettorale di Comunisti Italiani e Rifondazione Unite.
e dicevo sempre a tutte le interviste: non siamo qui per sostenere gli uomini, ma per sostenere il simbolo. Che sai che di solito si dice: io non voto il simbolo, voto l'uomo. A me invece proprio dell'uomo non me ne frega un cazzo, mi interessava il fatto che ci fosse ancora un partito che espone la faccia del martello nel suo simbolo, e lo volevo sostenere solo per questo. L'ho dichiarato e l'ho fatto. Poi ovviamente abbiamo perso clamorosamente, perché non abbiamo perché non c'era, perché devono capire prima come fare a non scannarsi quando si incontrano in una stanza tutti quanti insieme. Quando avranno capito questo potranno anche uscire fuori con è l'azione che fa l'unione e imparare dall'autogestione. Speriamo che facciano presto. Allora si riparte, prima linea e nuova resistenza. Esatto. Grazie, compagno.